Ho scritto a tutti i potenti della terra italiana, ai governanti, per sanare il problema degli esodati legge 104. Vedi, ho fatto celebrare una messa per gli esodati normali e uno per gli esodati legge 104. Ho mandato tutto a Matteo Renzi, la mail, lui mi ha risposto l'8 settembre alle ore 15:52 e mi scrive: gentile Paola, la ringrazio per avermi scritto e per il suo pensiero, grazie di cuore, le assicuro che stiamo facendo di tutto per non lasciare indietro nessuno, un caro saluto Matteo Renzi. Il giorno dopo hanno portato via i soldi dal fondo esodati, quindi io dico a tutti gli italiani di buona volontà, onesti cittadini, lavoratori, meritiamo di essere governati da qualcuno di più credibile. Io ho sempre votato PD, ma non voterò mai più PD, perché se non rispettiamo i disabili non so più chi potremmo rispettare, perché i disabili sono gli inermi, sono gli ultimi, i dimenticati, coloro che non hanno voce, hanno bisogno di essere tutelati, di essere protetti e assistiti, e il nostro capo del governo ha tolto anche questi fondi. Quindi italiani, per cortesia, io non credevo che arrivasse a queste bassezze, ma lo voglio dire e gridare a voce alta, perché è giusto che gli italiani sappiano chi li sta governando e l'incredibilità. Ecco,